Ciao a tutti! Oggi prepareremo il polpettone di fagiolini e patate. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono fagiolini, patate, scalogno, parmigiano, pecorino, uova, pangrattato, basilico, sale, pepe, noce moscata, olio e fontina. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il parmigiano e il pecorino ed il basilico. Facciamo tritare per 10 secondi a velocità 10. Mettiamolo da parte. Senza lavare il boccale, mettiamo lo scalogno e lo facciamo tritare per 3 secondi a velocità 7. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo l'olio e facciamo insaporire per 3 minuti, 120 gradi, velocità 3. Aggiungiamo i fagiolini. Le patate e le facciamo tritare per 20 secondi a velocità 6. Più o meno il trito deve essere così grossolano. Adesso li faremo cuocere per 20 minuti, 100 gradi, velocità 3. Lasciamo raffreddare nel boccale. Adesso aggiungiamo le uova. Il pangrattato, il sale, la noce moscata, il pepe e il trito di parmigiano. E facciamo amalgamare per 40 secondi. A velocità 3. Aggiungiamo la fontina. Amalgamiamo con la spatola. E facciamo amalgamare per 20 secondi. Antiorario, velocità 3. Il composto è pronto, trasferiamolo in una teglia ben imburrata e spolverizzata con il pangrattato. Livelliamo bene. Una volta che abbiamo ben livellato, adesso faremo delle righe con i rebbi di una forchetta. Polverizziamo con il pangrattato aromatizzato. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 40 minuti circa.
Il tortino è pronto? Lasciamolo intiepidire prima di servire. Polpettone di fagiolini e patate. Grazie e alla prossima ricetta!